while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street in town. Up and down. Istinto che il cinema può essere terapeutico, che può essere un modo di, perché per me la terapia non dovrebbe essere solo guardare dentro, ma anche guardare fuori, guardare quello la nostra cultura, quello che la nostra famiglia, quello che ci crea, e l'amore, il matrimonio nasce spesso dall'amore, dalla passione, ma io volevo capire più profondamente perché, da dove viene l'ideale della monogamia, da dove viene l'istituzione del matrimonio, oltre all'amore e la passione. E ho scoperto che è una cosa che in ogni modo che si attacca, si potrebbe scrivere un libro, fare un film intero guardando solo l'aspetto legale, o l'aspetto psicologico, o l'aspetto antropologico, o l'aspetto storico, o l'aspetto dei bambini, o l'aspetto del sesso. E sotto questa tenda di tutte queste cose c'è questa istituzione del matrimonio che è una per tutti, e la religione ovviamente anche. La differenza fra l'ideale e la realtà, e l'istituzione da dove viene e perché e come è cambiata nei secoli, come cambia da cultura a cultura, e ho capito che è una cosa molto molto complicata. L'unica conclusione che si può avere, perché ovviamente questo cambia per tutti, è che tutte queste cose sono in un cambio continuo. Se guardi tutta la storia o tutte le culture, questo sta cambiando sempre. Eppure in ogni tempo, in ogni cultura, si pensa che il modo di fare in quell'epoca è l'unico modo di fare. Negli anni 60, uscendo dagli anni 50, dove c'era questa cultura molto opprimente, reprimente, allora c'è stata l'idea di voler esplodere tutto, avere rivoluzione totale. Allora, e io sono nato da genitori che volevano totalmente gettare via secoli, millenni di cultura, di tradizione, di regole, e si capisce perché sembrava tutto impossibile e dall'altra parte tutto possibile. E questo ha creato, penso, nei bambini della mia generazione, un senso di abbandono, un senso di non sapere cosa succede il giorno dopo. Allora nella nostra generazione c'è un modo di esplorare alternative in un modo molto più considerato. E allora non c'è l'idea che dobbiamo lasciare tutte le città, andare a vivere in comunità e vivere amore libero e abbandonare la monogamia totalmente, abbandonare il matrimonio. Tutti con cui ho parlato in questi nuovi modi di avere relazioni aperte, di poliamoria, di tutte queste cose, volevano preservare in qualche modo l'idea che abbiamo bisogno di un senso di predictability, dei bambini specialmente, ma anche adulti, abbiamo bisogno di sapere che qualcuno ci ama, che ci vuole bene. E allora l'idea non era di inventare totalmente un modo nuovo di fare le cose, era il contrario, è un modo di evitare la sofferenza del divorzio. Allora parte da questa idea che il divorzio è una cosa totalmente non necessaria, forse. Bellissimo, interessante, Tauro Ruspoli, con il tuo film Monogamish. Cosa hai voluto raccontare in 2 minuti? In 2 minuti? Da dove viene l'ideale della monogamia, da cosa è l'istituzione del matrimonio e perché c'è tanta distanza fra l'ideale e la realtà. Perché? E devi vedere il film. No, lo so, io l'ho visto, lo volevo raccontare agli spettatori. Grazie.